www.vr6.rai.it. Continua la nostra lettura essenziale del Salterio. I testi biblici sono letti integralmente, li ascoltiamo affidati a voci diverse, una voce femminile e una voce maschile, proprio perché esprimano in qualche modo quasi la continua testimonianza orante che è salita non solo dai credenti, ma anche tante volte da coloro che erano semplicemente in ricerca e che si sono trovati qualche volta da soli a rivolgersi a un Dio misterioso, forse a un tu ignoto, nei cui confronti volevano stabilire un dialogo o avere forse da lui una mano, un conforto. Noi in finale ascolteremo, come abbiamo avuto occasione già di fare durante le precedenti letture, una testimonianza del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, il quale ci dirà esplicitamente che cosa indicano per noi oggi i salmi. Ecco, noi partiamo adesso col Salmo 24, che è di per sé un salmo abbastanza lontano dalla nostra sensibilità. È una liturgia d'ingresso, cioè è una specie di esame di coscienza che si deve fare prima di entrare, ecco l'ingresso, nell'interno del Tempio, per poter accedere al culto nel Tempio di Sion. Nell'interno però di questo salmo, che sembra molto antico, si incontra anche un inno al creatore dell'universo e dell'umanità. Possiamo sentire proprio nell'interno di questa composizione alcune rappresentazioni del tempio, le porte per esempio, che si devono varcare. I sacerdoti rispondono alla domanda di ammissione dei fedeli che stanno per entrare nel tempio elencando tre condizioni morali. Mani e cuore puri, non pronunziare menzogna, e la menzogna è anche probabilmente una allusione alla lotta contro l'idolatria, che l'idolo è considerato una falsità, e infine l'onestà nelle relazioni sociali, non giurare a danno del prossimo. Come si vede, per accedere al tempio è necessario avere il cuore puro, la coscienza innocente e la giustizia. Non è necessario in maniera particolare avere un abbigliamento, avere delle purificazioni rituali esterne. Anche quelle vengono naturalmente anche richieste, ma non sono le cose fondamentali. Le porte si spalancano coi loro frontoni e i loro archi per accogliere il Signore che sta muovendosi quasi come vero e proprio padrone di casa del Tempio, e dall'altra parte si spalancano per i giusti, che sono in comunione con lui. Plinio il Giovane, in una lettera indirizzata all'imperatore Traiano del 103 d.C., ricordava che questo salmo era la preghiera della liturgia cristiana del mattino. Ora al Salmo 25. Di questo salmo, anche se non vi accorgerete durante la lettura, vorrei però segnalare una qualità abbastanza curiosa. È il primo di una serie, sono distribuiti qua e là nell'interno del Salterio, di una serie di salmi che vengono chiamati alfabetici dagli studiosi. Che cosa significa? Significa che nell'originale ebraico ogni versetto del salmo si apre con una parola ebraica che inizia con la corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico in successione. Quindi all'inizio il primo versetto comincerà con la lettera Aleph, con una parola che comincia con la lettera Aleph. Il secondo versetto con una parola che comincia con la lettera Bet, il terzo versetto con una parola che comincia con la lettera Gimel e così via, secondo il fluire dell'alfabeto ebraico. Perché questo elemento esterno, naturalmente, che in traduzione non si può sicuramente sentire, scoprire? Perché il motivo, secondo gli studiosi, è da ricercare in un artificio particolare che è stato escogitato per favorire la memoria. Tra l'altro il Salmo è anche costruito, il Salmo 25, con 14 imperativi, 2 volte 7 è il numero perfetto, indice di perfezione. Sono tutti questi artifici esteriori che servono in una civiltà orale a far sì che la preghiera, che questi testi vengano del tutto conosciuti in maniera spontanea e immediata su una pagina che non è quella scritta, ma è la pagina viva della memoria.
Il tema del salmo è presto detto, la preghiera è ancora una volta quella di coloro che noi a suo tempo, leggendo un'altra composizione, abbiamo chiamato gli Anawim, cioè i poveri del Signore, coloro la cui unica e ultima fiducia e speranza è solo in Dio. Sono poveri anche materiali, non hanno la forza della ricchezza, del potere, dell'intelligenza. Essi però hanno la certezza nel Signore, non s'appoggiano alle cose, s'appoggiano al loro Dio. Ed è per questo motivo che il Signore, si dice, buono e retto, insegna ai poveri le sue vie. Il Salmo è quindi una preghiera, se si vuole, di grande fiducia. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Ricordati di me, nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Salmo 25 di Davide. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te, non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori, guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva la sua alleanza e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli insegna la via da scegliere. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché egli libera dal laccio il mio piede. Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo e infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni, vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti e mi detestano con odio violento. Proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Oh Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. Nell'antico messale romano-latino, il Salmo 26, nella versione della Vulgata, cioè di San Gerolamo, era usato a partire dal versetto sesto come preghiera del sacerdote quando si lavava le mani dopo aver presentato le offerte e prima di cominciare la grande preghiera del canone eucaristico. Infatti il versetto sesto in latino cominciava così: Lavabo inter innocentes manus meas, laverò tra gli innocenti le mie mani. Nella traduzione di Gerolamo, la traduzione dell'ebraico più corretta è lavo nell'innocenza le mie mani. Ecco, questa preghiera è effettivamente una grande dichiarazione di innocenza che viene fatta quando si sta per accedere al tempio. Ricordiamo le liturgie d'ingresso, ne abbiamo ascoltata poco prima una, il Salmo 24, cioè quelle preghiere che si dovevano dire
prima di entrare nel Tempio, per essere ammessi alla preghiera nel Tempio, al rito, al culto nel Tempio. Ecco, l'orante confessa di aver camminato nell'integrità. Come in un crogiuolo che vaglia i metalli, così Dio può far passare al fuoco del suo giudizio implacabile, inesorabile, il cuore e la mente dell'orante. Ed ecco che brillerà l'oro della verità e della giustizia. Il fedele ha quindi, dovremmo dire, la coscienza limpida, serena. È per questo che può essere ammesso al culto nel Tempio. Egli corre al Tempio per farvi risuonare i suoi canti, per compiervi processioni, per fare anche, lo ascolterete, persino le danze rituali. Salmo 26 è curioso proprio per questo aspetto. Riflette anche alcuni elementi della liturgia di allora nel Tempio, che comprendeva anche la danza. Ma si ricorda che la preghiera senza la giustizia, il rito senza la verità nella vita, senza la vita onesta, è semplicemente una farsa, è semplicemente una magia. Il simbolo della lavanda delle mani, tra l'altro, pensiamo a Pilato, è un'espressione tipica della Bibbia per indicare una purezza totale. La purezza delle mani è la purezza delle azioni e quindi una confessione di innocenza nell'esistenza. Salmo 26 di Davide. Signore, fammi giustizia. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore. Non potrò vacillare. Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua verità dirigo i miei passi. Non siedo con gli uomini falsi e non frequento i simulatori. Odio l'assemblea dei malvagi, non mi associo con gli empi. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie. Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita, perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino. Riscattami e abbi misericordia. Il mio piede sta saldo su terra piana. Nelle assemblee benedirò il Signore. Eccoci davanti ora al Salmo 27, che è costruito quasi come su due grandi tavole. È come quei dittici che sono smaltati di colori, di rappresentazione, oppure che hanno dei santi raffigurati da una parte e dall'altra. Qui abbiamo in una prima tavola la rappresentazione della fiducia dell'uomo fiducioso, quindi, e che è sereno, gioioso, affidato a Dio. Nella seconda parte, invece nella seconda tavola, abbiamo ancora un uomo fiducioso, ma questa volta la sua fiducia è molto più tesa. C'è la consapevolezza, e questo appare già all'inizio del Salmo stesso, che si sta per scatenare un assalto da parte del male. Abbiamo le solite immagini che abbiamo già imparato ormai a conoscere, quelli che seguono questa lettura e che hanno letto qualche volta, magari qualche altro salmo in maniera continua, sanno che le immagini per rappresentare nelle suppliche, per rappresentare gli incubi, le paure, sono la belva che strazia, l'esercito che assedia. Ecco, l'orante è assalito, però non teme. E nel primo quadro c'è proprio questa rappresentazione dell'orante che è quasi trasportato su una rupe alta e imprendibile da Dio. È il simbolo del Tempio questo, che è un riparo inespugnabile anche quando incombe il giorno più nero. Tra parentesi, dobbiamo sempre ricordare che nel Tempio di Gerusalemme vigeva il diritto d'asilo, una specie di zona franca, protetta per coloro che erano entrati, anche se criminali, potevano domandare la protezione divina, almeno in alcuni casi definiti. Ecco, nella seconda parte del Salmo abbiamo detto sentiremo la tensione. Il salmista è preso dalla paura,
grida il suo terrore al Signore in una serie di appelli che sono molto veementi, intensi, perché sente l'ansimare quasi bramoso delle gole dei nemici che lo vogliono divorare. Ma, come ho detto, anche questa parte del Salmo è sempre nella fiducia. E l'orante sa che non può avere altra fiducia se non in Dio. E c'è un'espressione veramente curiosa, ma di grande intensità mistica, che è quella del versetto 10, quando si dice «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto». E questa espressione è la certezza che il Signore si presenta come un padre nei confronti del suo fedele, che prova la paura, l'incubo, la persecuzione, l'oppressione. E l'ultima parola allora del Salmo è: spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore. Salmo 27 di Davide. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Salterio, una riflessione dell'arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini. Possiamo domandarci che cosa dicono i salmi a noi alla fine del XX secolo. Io penso che contengono per tutti noi almeno tre segreti. Anzitutto, la capacità di leggere il mondo non nella sua solitudine, ma come opera di Dio, e di leggere nelle cose la presenza, la vicinanza, l'amicizia di qualcuno che pur invisibile segue l'andamento di tutta la realtà umana. In secondo luogo, ci danno la capacità di leggere in profondità il cuore dell'uomo per ricondurre ogni gioia ed ogni difficoltà alla fiducia e alla speranza di chi crede in Dio.
In terzo luogo, ci danno la capacità di leggere in trasparenza la storia di un popolo, anzitutto la storia perenne del popolo ebraico fino a noi, e poi la storia di tutti i popoli che si sono ispirati ad essi, per scoprire come in ciascuna delle realtà umane che si lasciano ispirare da questo libro si ha come una realizzazione di un progetto misterioso che attraverso il deserto, attraverso le prove, porta alla pienezza della vita e della gioia. Ogni salmo dunque si accompagna ad una particolare situazione della nostra esistenza, se stiamo vivendo un momento di gioia o di tristezza, oppure attraversiamo un periodo di singolare vicinanza con Dio, oppure lo sentiamo lontano dalla nostra vita. Ebbene, troviamo sempre nel Salmo uno specchio fedele dei nostri sentimenti. Ogni nostro atteggiamento si riflette nell'uno o nell'altro Salmo. Ascoltandoli, dobbiamo quindi domandarci che cosa di me, della mia esperienza, di quella dei miei amici, si riflette nel Salmo che orora ho ascoltato? Che cosa mi apre di orizzonti, di speranza e di senso la lettura che me ne viene fatta?